La Samba riparte alla grande e inizia il 2024 e il girone di ritorno con una convincente vittoria contro il Sora. Lo stop prima di Natale contro la Vigor Senigallia è ormai un lontano ricordo. Mister Lauro opta per il 4-3-3 con gli ultimi arrivati Bontà e Senigalliesi gettati subito nella mischia. La grande novità, oltre all'esordio al primo minuto di Pietro Paolo a centrocampo e Orfano in difesa al posto dello squalificato Pagliari, è quello tra i pali del baby classe 2007 Matteo Grillo. Il tridente over quindi formato da Senigalliesi a destra, Battista a sinistra e il totem Tomassini al centro. Mister Campolo disegna il suo Sora con l'abbottonato 3-5-2 che in fase difensiva diventa 5-3-2. Due curiosità dal lato Samba, il ritorno alla maglia verde anziché quella rosso-blu e panchina che torna a quella storica più vicina alla curva nord. La partenza è molto positiva per la Samba che schiaccia subito i laziali e al tredicesimo la sblocca. Battista guadagna un calcio d'angolo, alla battuta dalla sinistra va Senigalliesi, palla tesa sul primo palo che Tomassini che la spizzica ed è gol 1-0, decimo centro per il numero 9. Il Sora prova a scuotersi al sedicesimo, ci prova Veron dai 20 metri, palla alta, poi tre minuti dopo è Mastrantoni a impegnare Grillo centralmente. Al ventesimo, discesa impetuosa di Battista, si accentra e arriva al limite, conclusione di destro leggermente deviata. Palla che sfiora il palo, due minuti dopo si materializza il raddoppio, azione corale dei rossoblù, da Bontà da Arrigoni a Pietro Paolo, palla a Battista, punta all'avversario e crossa, nell'area piccola spunta Senigalliesi che di testa insacca il 2-0, esordio con gol per il biondo attaccante ex recanatese. Gli uomini di Lauro non smettono di premere sull'acceleratore e al 25esimo trovano la terza rete. Arrigoni calcia una punizione dal pallone indirizzata sul secondo palo, Sbardella di prima la mette in mezzo e Tomassini davanti alla linea mette dentro di petto 3-0 portando a 11 il suo bottino personale. Il Sora è il tramortito ma al 36esimo trova il gol che riapre ipoteticamente le sue speranze. Tutto nasce da una mischia, palla viene ribattuta in area e Mastrantoni in sforbiciata la mette dentro, con la Samba che però recrimina per un tocco di braccio di Franco Veronna in proiezione offensiva, che però il signor Picardi non rileva, Sirri si becca il giallo per proteste. La Samba però non si scompone e ci mette 4 minuti a ristabilire le distanze, tutto nasce da una splendida azione di Battista che salta Orazzo, il quale è costretto a stenderlo prima dell'ingresso in area di rigore. Sul punto di battuta si presenta Arrigoni che con un tiro forte supera la barriera e piega le mani a Simoncelli per il 4-1 con cui si conclude una spumeggiante prima frazione. A Deniso ripresa, Lauro fa uscire Bontà, al ritorno in campo dopo quasi 8 mesi ed entra Scimia. I rossoblù lasciano il pallino del gioco al Sora che fa girar palla senza creare grossi grattacapi ai rossoblù che controllano. A 14esimo si vede Scimia che cerca di servire Battista, ma l'esterno in attacco non arriva al tap-in vincente. 8 minuti dopo, problema fisico per Zoboletti che è costretto ad alzare bandiera bianca. Lauro, per mantenere i 4 under in campo, fa entrare Cardone e Pezzola. Le azioni mancano e si arriva alla mezz'ora, quando da corner svetta Sbardella, ma il pallone finisce alto. L'ultima emozione la regala Scimia che con un colpo di testa da dentro l'area sfiora la quinta rete. Dopo 3 minuti di recupero l'arbitro fischia la fine di una gara dominata dai rossoblù e che si è messa subito bene e che hanno saputo ben amministrare senza rischiare praticamente nulla.